17 aprile 680.000 litri di greggio, prima nel Rio Feggino, poi nel Polcevera. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco e paradossalmente neppure loro si rendevano conto di quello che stava succedendo. Ci racconti quei momenti concitati, le emozioni che avete vissuto in quegli attimi orribili? Sì, per noi quel giorno è stato, spesso lo consideriamo un atto finale perché praticamente noi avevamo sempre denunciato il fatto della pericolosità di avere delle tubature all'interno dell'alveo. Quella sera, quando abbiamo visto quella massa di petrolio scorrere, ci siamo molto allarmati. Sono arrivati i vigili del fuoco e abbiamo avuto proprio la sensazione, oltre che la dimostrazione anche da parte loro, che non sapessero esattamente in quel momento intanto che cosa stava succedendo, che cosa stava fuoriuscendo dalla tubatura e né come comportarsi veramente. Poi hanno deciso di utilizzare una schiuma per abbattere comunque insomma, i fumi, evidentemente, insomma, quello che stava fuoriuscendo. This is what you get when you mess with us. Potrebbe succedere qualsiasi cosa e noi non sappiamo come comportarci. Attualmente non abbiamo mai fatto delle esercitazioni, non viviamo appunto in zone che sono considerate in caso di incidente rilevante a rischio letale. Noi ci viene detto, cioè nel piano di emergenza esterno c'è scritto che dovremmo chiuderci nelle case, chiudendo tutte le fessure che possono portare poi a respirare evidentemente dei fumi tossici, però nessuno si è mai premurato di verificare se le nostre case sono adeguate al fatto di rimanere all'interno o meno. Però non sappiamo neanche dove doverci concentrare in caso di evacuazione, non abbiamo assolutamente nessuna idea. Noi aspettiamo delle risposte e comunque continueremo a volerci tutelare in tutti i modi e a voler ribadire che il nostro diritto di vivere in salute e in sicurezza e con una qualità della vita decenti.